mettiamo al tavolo, va bene? Cominciamo? Allora, buongiorno, mi sentite tutti? Sì, grazie intanto di essere qui. Cedo subito la parola all'assessore Raffini, che è in rappresentanza del comune di Imola ed è venuto a portare il saluto. Prego, assessore. Consigliato, visto che devo registrare, di parlare al microfono. Quindi buonasera a tutte e a tutti. Vi porto il saluto dell'amministrazione e sostituisco l'assessore Giacomo Gambi, che non poteva intervenire oggi, ma con piacere. Questo è uno degli ultimi eventi di Imola Natale. Andiamo a chiudere una serie di eventi che è stato molto partecipato. Anche questo, tutto sommato, visti anche i tempi, direi che attira comunque il tema parecchie persone. E non potevamo non chiudere se non guardando all'Epifania, quindi a un tema Oriente e Occidente e alla stella cometa, di cui parlerà poi il professor Panaino a breve, che è un tema molto interessante. Il Sole nasce allo zenith e muore al nadir, è sempre stato un qualcosa che ha sempre attirato le persone. E attraverso la figura dei magi e della cometa ci sono simbologie, allegorie che naturalmente sono anche molto interessanti e è bello anche leggere al di là di quello che ha la forma i contenuti che esse rappresentano. Quindi ringrazio il dottor Panaino di essere qui, speriamo anche di rivederlo perché ho visto una pubblicazione molto interessante editoriale finora e quindi gli do la parola e vi ringrazio di essere qui. Grazie Assessore. Allora, poche parole perché non voglio rubare tempo. Intanto, davvero, è il primo appuntamento del 2022 dei Musei Civici di Imola. Noi contiamo e speriamo che ce ne siano altri. Io sono qui e porto anche i saluti di Diego Galizzi, direttore dei Musei Civici, che non può essere presente oggi. È un inizio bello questo, per la concordanza, come ricordava l'assessore, con la festività del 6 gennaio e anche perché abbiamo la possibilità di avere qui uno studioso come Panaino che del 6 gennaio, dei magi, della cometa, di tutta l'iconografia che gli si lega, è naturalmente uno dei maggiori esperti. Antonio Panaino è professore ordinario di Filologia, Storia e Religioni dell'Iran dell'Università di Bologna, campus di Ravenna. Lo leggo per essere. Poi io tralascio tutta la sua araldica accademica, professore, che è lunghissima e non me ne vorrà, immagino. Non voglio rubare altro tempo, quindi io la chiamo al tavolo e le cedo la parola. Grazie. Norme se stando molto distante tolgo posso, ecco, in modo tale che così anche la mimica facciale sia uno strumento di maggior avvicinamento alla materia che avremo modo di affrontare. Una premessa, il trattare dei magi e della liturgia del Natale in questo contesto non è catechesi, nel senso che la mia riflessione sarà una riflessione da storico delle religioni, che ovviamente tratterà laicamente ma rispettosamente la tematica storica della presenza dei magi nel Vangelo e nei cicli che dal Vangelo scaturiscono. Ripeto, la tratterà con una metodica storico-religiosa, per cui razionale, filologica, scientifica, e che però tiene conto delle esegesi delle diverse chiese che ovviamente intorno alla figura e al culto dei magi si sono nutrite e che a loro volta hanno nutrito questa letteratura e la simbolica di tale narrazione. Conviene partire dai testi, sempre le fonti sono importanti, anche per precisare che, attenzione,
i magi vengono citati solo nel Vangelo di Matteo, Matteo 2, 1-12. Non sono citati in nessuna altra fonte dei cosiddetti Vangeli canonici. Ciò che voi trovate nel presepe e che trovate nelle storie sui magi si trova nella letteratura apocrifa, cioè in letteratura che la Chiesa cattolica, ma anche le chiese protestanti, non hanno considerato rivelata, ma questo è un problema confessionale. Noi abbiamo un approccio puramente storico, teniamo conto del fatto che dei quattro Vangeli solo uno conosce questa storia. Già Luca, che pure ha un Vangelo dell'infanzia, ci parla di pastori e non menziona i magi. Quindi sappiamo che nel cristianesimo antico circolavano varianti narrative sulla nascita di Gesù, diverse da una comunità all'altra, diverse a seconda degli evangelisti, e quindi noi prendiamo atto di un filone che a un certo punto colloca dei personaggi estremamente interessanti che noi cercheremo di collocare nello spazio, nel tempo e soprattutto nella loro semantica, cioè che senso ha la presenza dei magi, che cosa vuole significare dal punto di vista della storia di una religione che iniziava proprio in quegli anni, perché il cristianesimo nasce con l'inizio del primo secolo dopo Cristo. Vediamo cosa dice intanto Matteo 2, 1-12. Ma nato Gesù a Betlemme in Giudea, nei giorni del re Erode, ecco, giunsero dei magi dall'Oriente a Gerusalemme. Essi dissero: dov'è il neonato re dei Giudei? Noi infatti abbiamo visto la sua stella allevare e siamo venuti ad adorarlo. Quando il re Erode ebbe udito questo, si conturbò e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i gran sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro su dove dovesse nascere il Messia. Ed essi gli dissero: a Betlemme, in Giudea, poiché così sta scritto per mezzo del profeta. E quindi segue una citazione dall'Antico Testamento: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la più piccola tra le sedi principesche di Giuda. Da te infatti sorgerà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode fece chiamare a sé segretamente i magi e accuratamente ricercò da loro il tempo in cui la stella era apparsa e, inviandoli a Betlemme, disse: andate e ricercate attentamente del bambino. Se però lo trovate, fatemelo sapere affinché anch'io venga ad adorarlo. Ed essi, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che essi avevano visto al suo levare li precedeva finché giunse e si fermò sul luogo dove era il bambino. Quando videro la stella, provarono oltremodo una grande gioia. Entrati in casa, notate, è una casa, oichia, non è una grotta. Entrati in casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e, cadendo, prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro scrigni, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. E dopo aver ricevuto in sogno avviso di non tornare da Erode, se ne tornarono al loro paese per una via diversa. Allora, soffermiamoci su alcuni aspetti che normalmente non vengono sottolineati. Il numero dei magi non è specificato. Da 2 a X. Ad esempio, nelle fonti siriache, armene, etiopiche, i magi sono normalmente 12. Sono divisi in 3 gruppi di 4. Ovviamente su ognuno di questi gruppi ve n'è uno più importante, quindi 3 magi capi più altri 3 all'interno di ciascun gruppo. Ovviamente il 12 è un numero evocativo, 12 le costellazioni, le tribù di Israele, le tribù dell'Iran, e quindi insomma ha una sua valenza simbolico-cosmologica. Però se voi guardate all'iconografia antica dei primi cristiani, voi trovate 2, 3, 4, 8 magi o appunto 12. Normalmente 3 è il numero che prevale. Perché?
perché il numero 3 assume un'importanza straordinaria nelle controversie trinitarie, perché il numero 3 ha una valenza simbolica dal punto di vista cosmologico in quanto riassume la perfezione e il tempo, il presente, il passato e il futuro, che tema che viene ampiamente enfatizzato in alcuni apocrifi relativi ai magi. Tre, attenzione, perché tre sono i doni, l'oro, l'incenso e la mirra, i tre doni per, diciamo così, simmetria sviluppano l'immagine di tre magi, ciascuno responsabile di uno di tali offerte. Ma attenzione, il Vangelo non lo dice, dice semplicemente che arrivarono questi magi, due, tre, molti, e attenzione, chi avesse reminiscenze di greco antico non può obiettare sul fatto che è usato un plurale magoi al posto del duale, perché il duale nel Nuovo Testamento non è mai usato, quindi possono essere due, tre e più, il due non è escludibile a priori, però certamente il numero tre si impone proprio per l'iconografia dei doni stessi. Con quali nomi? Ovviamente quando i magi sono 12 hanno nomi multiformi, spesso di origine orientale, in particolar modo iranica, cioè sono nomi che ci ricordano i sovrani parti e i sovrani sasanidi, ma nella nostra tradizione noi troviamo Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Vedremo a un certo punto il perché di questi nomi, perché una certa esegesi ci porta a comprendere la ratio che c'è dietro questa scelta, cioè perché alcune comunità cristiane hanno optato per certi nomi piuttosto che per altri. Notiamo anche che i magi non sono re. I magoi che compaiono nel Vangelo di Matteo sono semplicemente degli operatori di un culto, i magoi appunto, che non hanno alcuna marca specifica di regalità. Diverranno re col tempo, nel senso che il cristianesimo, che vede nei magoi, cioè gli operatori verisimilmente di una tradizione religiosa orientale, potrebbe trattarsi di un culto zoroastriano, di qualche cosa di simile, data la cultura del primo secolo dopo Cristo, cioè gli ebrei, chi consideravano come connessi al culto dei magoi? Consideravano gli adoratori di Ahura Mazda, i seguaci di Zoroastro. Ma qualcuno non è d'accordo, ma vedremo quali sono gli argomenti che ci possono aiutare a prendere in considerazione questa direzione. Anche perché, attenzione, gli zoroastriani dell'epoca sono gli unici ad aspettare un Salvatore venturo, cioè tuttora gli zoroastriani attendono la nascita di tre figli postumi di Zarathustra, i quali nasceranno a distanza di un millennio l'uno dall'altro, l'ultimo dei quali farà risuscitare tutti quanti i morti. Attenzione, questa è una dottrina che noi troviamo nei testi zoroastriani già in età achemenide, cioè tra il VI e il IV secolo avanti Cristo. Quindi non è un prestito del cristianesimo nello zoroastrismo, ma semmai è una dottrina che gli zoroastriani avevano, e sicuramente gli ebrei, che conoscevano molto bene i persiani e quindi il mondo zoroastriano, potevano guardare con interesse. Sicuramente i cristiani, quando vanno in Oriente, quando si muovono nei territori iranici, quindi della Persia, della Partia e ancor più ad Oriente, giocano su questo elemento dal punto di vista della propaganda, cioè dicono agli zoroastriani: guardate, il nostro Gesù non è nient'altro che il figlio di Zarathustra, cioè è colui che voi aspettate, è il salvatore, liberatore di tutto il mondo. E questo è abbastanza, come dire, comprensibile in una dinamica di
promozione e di propaganda religiosa, su cui i cristiani potevano ampiamente giocare. Ovviamente la materia è enorme e io avrei a frecce nell'arco per tenervi tutta la serata, e dobbiamo concentrarci solo su alcuni elementi, e innanzitutto soffermiamoci su chi siano questi magi, sul loro nome, sul perché noi reputiamo importante una connessione col mondo iranico e zoroastriano, che è un tema che a volte sfugge, a partire dalla stessa ragione per cui noi chiamiamo questi maghi, perché così dovremmo chiamarli, li chiamiamo magi, usando ancora il termine latino secondo la pronuncia ecclesiastica. Ma in verità i maghi sono maghi. E magos, del greco, che a sua volta è un prestito dal persiano magu, arriva poi nel latino ed è magus. Ora, se voi avete studiato latino o dovete insegnare il latino, se un vostro studente trova la parola magus, la deve tradurre mago, non magu, ma allora è il singolare mago, perché magio è stato inventato, ma è un'aberrazione della grammatica italiana, non c'è, è un singolo mago, e al plurale sono i maghi. Ma per un tabù linguistico, siccome al mondo cristiano ripugna l'idea di attribuire a queste brave persone, che per prime da una regione dell'Oriente sono corse a riconoscere la grandezza del Salvatore del mondo, allora li chiamiamo magi, usando la pronuncia ecclesiastica della latinità meridionale, e non li chiamiamo maghi. Però attenzione, la parola è la stessa. Ora, i magoi del testo greco corrispondono appunto ai magu dei testi antico persiani. Cosa facevano questi magu? Si occupavano dei sacrifici e del culto di Ahura Mazda, del culto delle divinità zoroastriane, né più né meno. Attenzione, a un certo punto la parola magos in greco si carica di altri significati. Siccome questi sacerdoti sono i sacerdoti di un culto praticato da un popolo nemico, i persiani cattivi che vogliono invadere la Grecia, i sacerdoti dei nemici diventano ovviamente sacerdoti di culti ostili. Quindi c'è un problema di dicotomia politico-culturale. Dopodiché la parola magos assume anche il significato di mago, stregone, cioè di quello che i greci avrebbero chiamato goes. Quindi attenzione, dietro la parola magos c'è una semantica complessa che va da legittimo cultore di Zoroastro e di Ahura Mazda, che è quello che dice Platone. Platone nell'Alcibiade I ci parla della mageia. Ora, mageia è un derivato della parola magos, che vuol dire magia. Ma magia che cos'è per Platone? È la theon terapeia, cioè è la cura degli dèi, non è la magia fattucchiera, stregonesca, che fa morire le persone, cioè non ha nulla di demoniaco. Attenzione, la parola magia in tutte le lingue europee ovviamente deriva dal greco mageia attraverso il latino magia, così come la parola mago, magic, magician in inglese, è connessa al latino magus e ovviamente al femminile maga. Ma il significato originale non è quello di stregone o di artefice di inganni, è semplicemente quello di operatore del culto, che noi troviamo in Platone. E la dicotomia, cioè la semantica duale, in cui noi abbiamo da una parte un significato buono, chi è il mago? È il prete di quella religione, basta. Poi attenzione, siccome io odio quel popolo, posso dire, i preti di quella religione sono cattivi. Ma capite, è un'inferenza successiva dettata da una ragione politica o da una ragione di rivalità. Oppure c'è il significato
più banale, cioè magos diventa il mago nel senso di stregone. Ora, attenzione, nella letteratura antica cristiana, la parola magos come è usata? È usata in modo positivo o è usata in modo negativo? Allora, nei 70, nella versione greca dei 70, il libro di Daniele, che voi conoscete normalmente, leggete in una traduzione dal testo ebraico o dal testo, perché ha delle parti in aramaico, ambienta uno scenario molto particolare in cui Nabucodonosor, sovrano babilonese, ha sconfitto gli ebrei e li ha deportati. Il povero Daniele, con una serie di suoi amici, siccome considerato persona raffinata, intellettuale, viene condotto alla corte e viene incaricato di fare l'oneiromante, cioè l'interprete dei sogni, che è una professione, attenzione, divinatoria, con le sue ambiguità, e il termine che in ebraico viene usato è ashaf, che è un termine antichissimo perché in accadico corrisponde ad ashipu, cioè l'esorcista, e così via. Ora, questo termine in greco viene tradotto magos, quindi attenzione, Daniele è un magos. E gli ashafim, cioè i preti o oneiromanti che devono interpretare i sogni di Nabucodonosor, in particolar modo quello che lo spaventa tantissimo e che addirittura lui stesso è talmente traumatizzato da non ricordare. E quindi il bravo Daniele, ispirato da Dio, spiegherà a Nabucodonosor il senso di i sogni, di un sogno terribile che gli annunciava periodi di carestia e di situazioni drammatiche che sarebbero sopravvenute, è un mago, è un magos. Quindi, attenzione, possiamo immaginare che gli ebrei che traducevano in greco pensando a Daniele, usando il termine magos, volessero dire che egli era un farabutto? No, è inverosimile. Quindi, attenzione, abbiamo una cosa interessantissima. Vediamo che nell'Antico Testamento in greco, nella versione greca, il termine magos è usato in modo positivo o neutro, cioè indica un gruppo di sacerdoti e in particolar modo all'interno di quel gruppo finisce anche Daniele con dei suoi amici ebrei che quindi svolgono un'attività ispirata da Dio. Non solo. Quando Daniele entra al servizio di Nabucodonosor, riceve un nome esoterico. Non è una mia speculazione, lo dice il libro di Daniele. E come si chiama? Si chiama Baltasar. Vi viene in mente qualche cosa? Allora, sembra evidente che i cristiani che a un certo punto hanno scelto di chiamare uno dei tre magi Baltasar avessero in mente un'associazione tra il mago Daniele della Septuaginta, quindi della versione greca, con questo nome particolare che viene scelto per uno di coloro che secoli dopo verrà a riconoscere la grandezza del Salvatore del mondo. A questo punto, già che ci siamo, ricordiamo che l'altro nome, Melchiorre, ci ricorda la radice Melech, che è quella Melk della regalità, e quindi Melchiorre è uno dei magi che è incarnazione di un potere regale. Gaspare invece è chiaramente un nome di origine iranica. Gata viene da Gataspar, attraverso Gataspar da Gondofares, il quale a sua volta viene da un nome che troviamo nella Vesta di Zarathustra, ed è Vindafarna, cioè colui che ha un'aureola di gloria che cerca Vinda un'aureola di gloria e che quindi si distingue per tale caratteristica straordinaria. Ora, che c'entra Gondofares? Gondofares è un sovrano del primo secolo dopo Cristo indopartico di una dinastia minore, ma non solo. Questo sovrano Gondofares è il primo sovrano dell'India che negli atti apocrifi di Tommaso si converte al cristianesimo.
Quindi i cristiani che a un certo punto hanno pensato a Gaspare, chi avevano in mente, da chi potevano essere ispirati? Erano ispirati da una tradizione apocrifa in cui un bravo sovrano dell'India si converte al cristianesimo nell'ambito della vicenda dell'apostolo Tommaso, che è l'apostolo che appunto va in Oriente e va in India. E voi di Gondofare avete delle belle monete che si trovano più o meno nelle grandi collezioni numismatiche europee e che ci confermano dell'esistenza storica non del mago ma di un sovrano che è coevo al primo periodo di irradiazione o che viene connesso col primo periodo di migrazione evangelica del cristianesimo in India addirittura. Quindi vedete quali evocazioni sottese, non esplicite. Nulla di questo c'è nel Vangelo, nulla di questo viene esplicitato, ma il lavoro dello storico è quello di, come dell'archeologo, è quello di scavare con cura gli strati per cercare di spiegare come mai queste scelte, come mai si è arrivati a tali opzioni. Ecco, quindi nella scelta della designazione, diciamo così, dei magi, noi dobbiamo tener conto del fatto che già nell'Antico Testamento in greco il nome magos viene usato non in modo dispregiativo, ma è nel Vangelo di Matteo che questi magoi certamente si presentano come delle brave persone. È difficile, c'è soltanto una tradizione religiosa legata al cristianesimo, che è quella dei testimoni di Geova, che considera i magoi invece svolgere un ruolo ostile a Gesù, cioè sarebbero sostanzialmente degli astrologi, fattucchieri e stregoni che vanno praticamente a fare un atto di delazione nei confronti di Erode in modo tale da suscitare la sua attenzione, ma poi vengono deviati e allontanati in modo tale da non ritornare da Erode. Attenzione, apriamo e chiudiamo una piccolissima parentesi che ci fa anche capire quanto tutti gli esegeti del Vangelo di Matteo, cattolici, protestanti, di altre confessioni, diciamo così, importanti della storia del cristianesimo, guardino alla vicenda dei magi con estrema prudenza dal punto di vista della sua storicità. Cioè nessuno si assume la responsabilità di dire che cosa sia accaduto veramente. Perché? Perché se fosse stato un episodio da prendere alla lettera, è possibile che Erode, uno dei più grandi criminali della politica antica, capace di uccidere una moglie, far fuori due figli, passare da un partito politico all'altro, pensate, lui idumeo, quindi non ebreo, che diventa re in Israele, quindi un uomo di fronte al quale i nostri politici contemporanei, scusatemi, sono, cioè non gli fanno praticamente i tacchi delle scarpe, un uomo di una abilità straordinaria, che passa in uno scenario di grandissima crisi, che è quello del primo secolo avanti Cristo, nel Mediterraneo, con le lotte, pensate alle guerre civili romane, lui riesce a passare da una parte all'altra e a restare sempre sul trono. Ora, un uomo come questo si vede arrivare a casa delle persone che gli dicono: guarda, sta per nascere il re del tuo paese, e non gli mette uno spione alle calcagna? Come dire, non è lì il significato. Vedremo quale importanza deduce lo storico delle religioni da questo testo. Ben di più di un episodio storico che proprio storico non sembra essere, proprio perché l'evidenza ci porta un po' lontano. Invece, soffermiamoci sul fatto che nel Nuovo Testamento ci sono un paio di casi negli Atti degli Apostoli, Simon Mago, ad esempio, che è una figura negativa. Simon Mago è un personaggio storico, figura di gnostico complessa, certamente lontana dalla sensibilità cristiana, e viene chiamato mago, ma chiaramente lì la scelta di mago è una scelta in una accezione negativa. Quindi nel primo secolo
dopo Cristo, quando viene redatta questa versione, cosa rappresentavano i Magoi? Rappresentavano innanzitutto un mondo che è quello iranico orientale, normalmente amico di Israele. Lasciate perdere la contemporaneità. Oggi Iran e Israele, come dire, sono agli antipodi. Ma nella storia antica e tardo antica, l'Iran è il paladino, il difensore, anche per suoi interessi, di Israele. Pensate a Ciro, libera gli ebrei a Babilonia, li libera dalla cattività babilonese e li rimanda a casa. Gli fa ricostruire il Tempio di Gerusalemme, e questo lo dice ampiamente e dettagliatamente il libro di Esra e il libro di Neemia. Gli Achemenidi, i suoi discendenti, continuano questa politica. Voi dite, ma perché lo fanno? Lo fanno perché gli Achemenidi hanno una visione universalistica del mondo antico, ma lo fanno anche perché, rimandando gli ebrei sulla frontiera con l'Egitto, si guadagnano un popolo agguerritissimo in caso di guerra con uno Stato che in pochi anni con Cambise avrebbero soggiogato. Ma loro non lo potevano sapere. Intanto hanno cementato una posizione militare e politica con guarnigioni ebraiche pronte a morire, ma non a morire per il sovrano di Persia, a morire per il loro tempio, a morire per il loro territorio in caso di guerra. Dopodiché invece sappiamo che i persiani conquisteranno l'Egitto e troveremo addirittura delle guarnigioni di soldati dell'esercito persiano, ma ebrei, nel territorio egiziano. Quindi, e poi attenzione, come viene chiamato nel Deutero Isaia Ciro il Grande? È l'unto del Signore, cioè è Mashiach, tradotto in greco Christos. Quindi il primo grande sovrano Achemenide è il Cristo, ovviamente un Cristo come unto di potere divino, sovrano sulla terra, ma i suoi sacerdoti, a distanza di alcuni secoli, andranno a ungere il Cristo di Betlemme come sovrano universale del mondo. Quindi vedete, ora questa relazione, voi dite, ah, questa è una speculazione dei professori che a tavolino vedono cose. Attenzione, no, lo dicono fonti bizantine, lo dicono fonti arabe esplicitamente, che a volte sono state fraintese, perché uno dice, ah, ma come? Qualche mio collega annotava anni fa, ah, quando Kurush, testi arabi, manda i suoi magi da Gesù, è chiaramente una follia dal punto di vista della cronologia. No, perché lì c'è una consecutio temporum legata alla successione degli imperi, è dal sovrano terreno al sovrano divino, dal Christos terreno al Christos divino, che viene trasmesso un testimone. L'unico sovrano chiamato unto del Signore in tutta la storia del mondo ebraico è un sovrano persiano. Ma andate avanti, pensate al fatto che durante l'epoca partica, mentre Gerusalemme viene distrutta dai Romani, nel 70 Tito provvede a spianare Gerusalemme e il Tempio, contemporaneamente la comunità ebraica nel regno dei Parti, cioè in un regno iranico di cultura zoroastriana, il sovrano partico concede la libertà alla comunità di autoamministrarsi, cioè concede la funzione del Resh Galutà, cioè l'exiliarco, il capo della comunità in esilio. Ora, chiunque si rende conto, siccome gli ebrei dell'Iran e di Babilonia, non tutti ritornano a Gerusalemme, e quindi una delle comunità più antiche degli ebrei è quella che vive in Iran, perché è lì dal tempo della deportazione di Nabucodonosor. E questi continuano a produrre, a lavorare, a scrivere, e hanno dai sovrani persiani e parti dei privilegi che gli ebrei si potevano sognare sotto l'impero romano.
in particolar modo in Israele, dove vengono duramente repressi. Non solo questi stessi ebrei sono quelli che produrranno il cosiddetto Talmud babilonese. Chi ha di voi interessi nella letteratura, diciamo così, esoterica ebraica, sa che il Talmud è opera importantissima, c'è la versione palestinese, c'è quella babilonese, ma il Talmud babilonese è scritto dove? In un contesto culturale zoroastriano. Quindi non è che quando in un testo del primo secolo d.C. noi troviamo i magoi, e beh, dice, questi a chi pensavano? Se voi in Afghanistan fate vedere una lattina di Coca-Cola durante l'occupazione sovietica, beh, fate vedere un simbolo di libertà, giusto? Perché gli americani finanziavano i movimenti di rivolta e di resistenza contro l'Armata Rossa. 20 anni dopo la stessa Coca-Cola era un simbolo di repressione. Quindi attenzione, i simboli vanno letti semanticamente all'interno di un linguaggio che è storico. Parlare di Iran, parlare di Persia, parlare di zoroastriani, parlare di mago in un contesto ebraico-cristiano come quello della Giudea o della Palestina durante l'occupazione romana, cosa che continuerà per secoli, vuol dire parlare di liberatori possibili, perché in un mondo bipolare uno guarda gli altri come quelli che ti possono venire in aiuto. Non mi voglio attardare con cose più pesanti, magari saranno oggetto, ma concludo questa mia riflessione con una considerazione legata al milione di Marco Polo. Tutti voi ricordate Marco Polo? Marco Polo, che arriva in Persia, ci racconta anche di aver visto, nonostante le reliquie dei magi, lui doveva sapere che si trovavano a Milano, a Sant'Eustorgio, per la tradizione cristiana, e che poi vengono trasferite a Colonia dopo l'arrivo del Barbarossa, quindi doveva sapere che c'era una tradizione occidentale, ma ci dice che i persiani credono che le reliquie dei magi siano nel loro territorio. E ci racconta una leggenda, che è confermata anche da fonti greche e non solo, e dice che i magi, quando furono ove Dio era nato, cioè quando si recano alla casa di dove Gesù bambino nasce, lo menore, cioè il minore, andò prima a vederlo e parveli di sua forma e di suo tempo. Cioè il più giovane dei magi, perché tradizionalmente i magi quando sono tre sono uno giovane, uno di mezza età e uno vegliardo, allora lo minore lo vede di sua forma e di suo tempo, cioè lo vede come un ragazzino, quindi vede Gesù bambino. E poscia il mezzano, e poscia il maggiore, e a ciascheduno per sé parve di sua forma e di suo tempo, cioè ciascuno dei magi vede Gesù come un rispecchiamento di sé. Gesù si manifesta, quindi un miracolo, ai magi in modo tale da rispecchiare il visitatore. Dopodiché cosa accade? Che i magi ritornano tutti insieme e ovviamente vedono il fanciullo in alcune versioni, in altre invece vedono il Pantocrator, cioè vedono Gesù nella sua caratteristica di sovrano universale. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'immagine di Aion, cioè il grande dio del tempo, di cui vediamo un emblema ad Antiochia, che viene rappresentato come il tempo passato, il tempo presente, il tempo futuro, e la stessa cosa avviene tra i persiani con Zurvan, che si manifesta in tre forme più una, quindi colui che rende virile, colui che rende splendido, colui che rende vecchio. E attenzione, i magi che vedete, secondo le fonti greche, dicono la stessa cosa, e i magi stavano parlando del bambino e del modo in cui era apparso loro. Il primo di loro disse: l'ho osservato bambino. Il secondo racconta: ho visto un uomo di età inferiore ai 30 anni, mentre il terzo dichiarava: ho visto un venerabile vecchio. Ed erano fortemente stupefatti per la metamorfosi dell'infante. La stessa cosa, e mi avvio alla conclusione, la dice il Vangelo apocrifo dell'infanzia, che ci racconta che i magi addirittura entrano per tre volte, e quindi ciascuno ha modo di vedere le altre due forme di Gesù, fino a quando la quarta volta
Gesù si manifesta nella sua grandezza di sovrano universale. Quindi, qual è la conclusione, visto che questo tema è ampiamente ripreso, scusatemi, anche nei rilievi delle chiese della Cappadocia, dove i magi, vedete, vedono Gesù in fogge, in rappresentazioni corporee diverse l'una dall'altra, come giovane, come vecchio, come uomo di mezza età, che cosa sta a dire? Sta a dire che, attenzione, il Cristo è un cosmocrator, è un signore universale, è il signore del tempo e trascende il tempo. Il miracolo è che egli permette al mago di vederlo così come lui lo può percepire. Quindi la prima cosa è che ognuno percepisce del divino quel che può. Il giovane lo percepisce in sintonia con la sua identità, l'uomo di mezza età in sintonia con la sua, il vecchio lo vede come un vegliardo. Ma per grazia concessa, il Cristo si manifesta poi nella sua grandezza universale. Ecco, vedete, quindi un gioco tra 3 e 1, quindi trimorfismo ma anche quadrimorfismo di Cristo nell'incontro coi magi e anche in un discorso di percezione della capacità religiosa o della fede. Insomma, è un po' come se ciascuno vedesse del divino una cifra. Nessuno di noi può percepire il divino nella sua totale universalità, altrimenti ci sarebbe inviato pienamente, sarebbe lui stesso Dio. Ma il messaggio è quello che ciascuno percepisce ciò che può e ciò che merita del divino, poi può essere la parte divina a rendersi percepibile o fruibile in tutto o in parte a seconda delle circostanze e delle condizioni. Questo è soltanto, come dire, una fetta di un panettone molto più grande e, scusate, a volte anche di un torrone molto duro da masticare, perché per analizzare tutte queste cose, ovviamente, le filologie, le tradizioni linguistiche, le fonti, le iconografie, eccetera, sono numerose, ma per mostrare l'importanza di un ciclo che sembra una favoletta per bambini, a volte lo è, perché per i cristiani serviva a dire che cosa poi? Serviva a dire, attenzione, il cristianesimo è una religione universale, i magoi che vengono da una tradizione nota in quell'epoca rappresentano però le ulteriores gentes, cioè rappresentano l'universo mondo che può accedere e quindi che ha gli strumenti, in quel caso grazie alla conoscenza, per acquisire la grazia dell'incontro col divino. Grazie. Ovviamente io ho finito un momento prima per lasciare una decina di minuti di eventuali domande, quindi in modo tale da mantenere un rapporto non solo conviviale e di conclusione in serenità del Natale, di questo periodo, ma anche per poter eventualmente soddisfare qualche curiosità che non ho potuto toccare. Magari se vuoi coordinare la discussione, se c'è qualche intervento. Bene, allora posso segnalare il fatto che chi fosse interessato ai nomi dei magi trova un mio libro di un anno e mezzo fa che si intitola I nomi dei magi evangelici, pubblicato da Mimesis. Trova in biblioteca le edizioni San Paolo una monografia più complessa, però accessibile, che si intitola I magi e la loro stella. Trova anche un vecchio volume ormai del 2004 pubblicato da Longo Editore a Ravenna. In genere è difficile trovare il cartaceo, ma so che l'editore Ravennate ha un PDF che manda a cifre ridicole, cioè qualche euro. Ovviamente trovate online diversi miei studi, articoli,
pochi in italiano, molti soprattutto in inglese, dedicati al tema dei magi, soprattutto nel network accademia.edu, che comunque è gratuito ed è fruibile. Ecco. Grazie allora. Mi viene da dire che ci siamo affacciati su un abisso, professore. Questo lei ci ha dato un assaggio di quello che è un'iconografia che noi storici dell'arte frequentiamo e che invece abbiamo bisogno forse di vedere anche alla luce di quanto lei ci ha appena raccontato. Insomma, la reciprocità è una bella cosa. Ringraziamo il professore e niente, noi speriamo di rivederlo presto qui a Imola con altri incontri. E grazie a voi, a presto. Al comune, al dottor Galizzi, che è il vostro direttore, che è stato mio studente all'università di Bologna, e quindi, come dire, alla fine tutto i nodi vengono, tutto torna, come con i magi, no? Esattamente. Ecco. Grazie.